Bene, amici di telefono.net, finalmente dopo 3 giorni di test intensissimi, l'abbiamo stressato davvero tanto, ecco qua la videoprova di Nexus S, telefono di Google prodotto da Samsung. Confezione velocemente, dopo aver visto l'unboxing l'altro giorno, cavo dati USB, micro USB, cuffie in-ear stereo fatte molto bene e caricabatterie con plug USB. Ecco qui il telefono. Ovviamente batteria da 1500 mAh, abbiamo inserito la nostra SIM card, cam da 5 megapixel, flash LED, non c'è l'espansione di memoria micro SD, ma a bordo troviamo una memoria fisica di 16 GB, circa 14 a disposizione dell'utente, uno per installare le applicazioni. Lo accendo tra un secondo, volevo farvi vedere e notare questa particolarità, ovvero il vetro concavo, se vedete ha una piccola curvatura in questo senso, davvero bello, o meglio, a me piace tantissimo, fa impazzire questo vetro così curvo. I materiali sono abbastanza buoni, anche se la parte posteriore ha un po' di plasticoso, vetro anteriormente, mentre troviamo sensore di luminosità e di prossimità qua sulla sinistra e la camera anteriore per le videochiamate, ma solamente non in Italia. Negli Stati Uniti Google Voice è già attivo, Google Talk si può usare anche con la videochiamata dal telefono, qui in Italia no. Anche Skype sta lavorando a una versione per implementare videochiamate sia su iPhone e probabilmente anche su Android. Per ora serve solo per scattare le fotografie frontali. Qua a sinistra la barretta per il volume, a destra l'accensione e lo spegnimento, sopra non abbiamo nulla, sotto jack da 3,5 per le cuffie e ingresso micro USB per il cavo dati. Ovviamente funziona perfettamente come memoria di massa USB. Andiamo subito a vedere nelle impostazioni le informazioni sul telefono. Chiaramente versione Android 2.3.1, quindi Gingerbread, quindi l'ultima versione disponibile del software di casa Google. Faccio vedere subito il menu, la fluidità è davvero incredibile, come vedete segue perfettamente le impostazioni che gli si impartiscono tramite le dita, ovviamente display capacitivo, un ottimo contrasto, neri incredibili, è un super AMOLED da 800x480 pixel. Vi faccio subito vedere però le note negative, le pecche di questo telefono. Siamo nel browser, apriamo una pagina che avevamo aperto poco fa e qui c'è qualche piccolo lag, sia quando andiamo a zoomare la pagina sia quando andiamo a muoverci. Mi raccomando, non drammatizziamo questo problema, che poi un problema non è, perché i lag sono davvero molto molto limitati, come vedete. In questo caso stiamo navigando sotto rete wifi, ovviamente presente l'accelerometro, la rotazione è praticamente immediata. Possiamo spegnere il wifi e tra qualche minuto, quando si connetterà in UMTS HSPA, rientrò nel browser per farvi vedere le performance. Nel frattempo vi faccio vedere il resto dei programmi preinstallati, alcuni li abbiamo installati noi. Andiamo subito alla galleria e alla fotocamera, vi faccio vedere com'è l'interfaccia. Ovviamente la camera 5 megapixel dotata di autofocus e flash LED, molto comode le impostazioni, si cambiano molto velocemente tramite questo menu. Mettiamo la macro, visto che siamo molto vicini, e scattiamo la fotografia. Non c'è un pulsante fisico, ma c'è il pulsante questo sul display, che è virtuale. Ok, fotografia scattata, le fotografie sono buone, mentre se andiamo nella parte video, qui abbiamo una qualità inferiore rispetto a quella che abbiamo trovato sul suo cugino, diciamo così, Galaxy S. Infatti i video vengono girati a 480p contro 720p, qui un esempio. Apriamo con l'applicazione di serie. In formato 3GP, quindi anche l'audio è leggermente inferiore rispetto a Galaxy S. Quindi diciamo video discreti e foto buone. Questo è il reparto multimediale per quanto riguarda l'audio
video. Torniamo alla fotocamera, altre impostazioni, ve le faccio vedere, ovviamente possibilità di geotaggare le foto, possibilità di usare anche la camera frontale. Eccoci qua con la nostra videocamera in alta definizione. Torniamo indietro, torniamo al menu principale. Intanto vi dico che questo telefono, nonostante lo abbiamo stressato parecchio in questi giorni, non ha mai avuto blocchi o subito rallentamenti. Questo è davvero un plus non da poco. Abbiamo anche installato Dolphin Browser HD e non abbiamo trovato grossi miglioramenti rispetto al browser di serie, quindi anche qua qualche piccolo lag. Avete visto quali sono i lag, quindi decidete voi se è un difetto grave oppure no. Presente Google Earth oltre che Google Maps, questi sono programmi che sono presenti di serie. Molto scenografico Google Earth, soprattutto quando ci fa passare dal mondo alla nostra località. Ovviamente adesso siamo in 3G, quindi ci mette un pochino a caricare tutte le mappe del mondo, ma come vedete, nonostante il 3G, la velocità è comunque apprezzabile di scaricamento dei dati. Presente ovviamente il pinch to zoom. Ma volevo farvi vedere invece le mappe, qua nell'ultima versione, versione 5, qua ci dice di attivare il wifi per avere un posizionamento più accurato. Ok, spegniamo il livello di latitude e vi faccio vedere come c'è la possibilità di usare la bussola per orientare la nostra mappa e, se zoomiamo, anche la visualizzazione 3D della mappa. Ovviamente presente la funzione di navigazione e la funzione luoghi, che ci permette di andare a visualizzare i luoghi più interessanti nel nostro intorno. Kit auto, una funzionalità interessante per chi utilizza spesso il telefono in auto, con le icone grandi e con icone improntate all'uso in auto. Ma andiamo invece all'uso più prettamente, diciamo così, giornaliero del telefono. Andiamo nei messaggi e qua la prima novità di questo 2.3 è la tastiera che trovo eccezionale, davvero velocissima. Anche il correttore ortografico ci aiuta. Io di solito disabilito sempre perché un po' lo odio con la QWERTY, il correttore ortografico, ma in questo caso ci consente di scrivere ancora più velocemente. Come vedete ho scritto come un treno e non ho fatto nessun tipo di errore. Molto comodi i numeri in seconda funzione, tenuta premuta la relativa lettera, e ovviamente anche qua il riconoscimento vocale che funziona molto molto bene. Ciao Andrea, come va? Ci ha preso Andrea, ma vi assicuro che nel 90% dei casi il riconoscitore vocale funziona. È leggermente cambiato anche il metodo di selezione sia della parola, come vedete possiamo selezionare parti di testo e andarle a copiare o incollare, e anche lo spostamento nel testo. Si accende questa freccia che ci consente di spostarci nel testo molto più semplicemente rispetto a prima, dove con gli Android era un po' difficile andare a selezionare le prime lettere magari vicino ai bordi, dove il touchscreen ha una sensibilità leggermente inferiore. Ovviamente anche in orizzontale la tastiera è comoda, anzi decisamente più comoda. Tenendo premuto il pulsante vocale possiamo andare a modificare le impostazioni della tastiera. Quindi un applauso ad Android, che ha davvero migliorato in maniera decisa la tastiera. Ovviamente messaggi in formato chat, anche le email funzionano molto bene, IMAP gestito molto bene, push con Gmail e le altre caselle che non hanno assolutamente nessun tipo di problematica particolare. Sempre parlando di multimedialità, andiamo alla musica. Sappiamo che Google sta lavorando a un nuovo player musicale, che forse graficamente è la parte che è rimasta un pochino più ferma rispetto alle altre. Scusate. Ah, forse da questa prova avete potuto capire qual è un altro dei punti deboli di questo telefono, ovvero il volume dell'altoparlante.
è abbastanza basso, questo si ripercuote soprattutto sulle notifiche e sulla notifica di una chiamata o di un messaggio. Se noi appoggiamo il telefono su una superficie morbida, soprattutto che va a chiudere parzialmente le feritoie dell'altoparlante, difficilmente riusciremo a accorgerci, se siamo in un ambiente rumoroso, della chiamata o del messaggio. Questo si ripercuote un po' in tutte le fasi del telefono dove abbiamo bisogno di usare l'altoparlante esterno. Per esempio, proviamo a chiamare il 139, ovviamente col telefono, io ho installato anche Skype, quindi mi propone Skype, alziamo il volume. Anche qua il volume del viva voce non è altissimo e ha qualche problema. Invece nessun problema per quanto riguarda la ricezione, sempre buona in ogni caso. In questi giorni tre qua da noi ha avuto un calo di ricezione, probabilmente hanno spento qualche BTS, ma con questo Nexus S siamo riusciti tranquillamente ad avere campo. Con altri telefoni andiamo a volte in roaming con Team. Per quanto riguarda l'autonomia invece della batteria, forse un po' presto per dirlo, ma col mio uso intenso, soprattutto i primi giorni, lo smanettamento, siamo arrivati tranquillamente a sera, quindi mi sento di dire che l'autonomia è decisamente buona. Skype funziona benissimo su questo telefono. Andiamo a vedere le altre parti del menu. Non è presente la radio FM, io ho installato questo programma che mi consente di leggere e di ascoltare tutte le radio in streaming. WhatsApp funziona benissimo e molto bello il client di YouTube. Vi faccio vedere per esempio il nostro canale, vediamo i video che abbiamo caricati. Ops, questo non volevo farvelo vedere, le pagelle del 2010, lo vedrete il 31 dicembre. Appena clicchiamo su un video appare la miniatura che ovviamente possiamo ingrandire, info, video correlati, commenti, insomma un client fatto davvero molto molto bene. Torniamo indietro. Vi ho già detto che in Italia non va Google Voice, ma stranamente rimane nei processi in esecuzione. Per esempio, se vado nelle impostazioni, nelle applicazioni, vi faccio vedere che nei servizi in esecuzione da qualche parte c'è il servizio di Google Voice. Adesso non lo trovo, ovviamente, sempre così, ma vi assicuro che l'ho visto. Anzi, vi faccio vedere un'altra cosa. Lo faccio vedere così. Se noi andiamo a impostare un widget, nei widget, come vedete, abbiamo Google Voice Inbox e Google Voice Setting. Ovviamente se mettiamo il widget ci dice di registrarsi su Google Voice e in Italia non funziona, quindi non riusciremo a farlo. Però è un servizio che sicuramente Google implementerà e che sarà, speriamo, interessante. Dicevamo che il telefono implementa anche la tecnologia NFC, che è una tecnologia a corto raggio di trasmissione dati, serve per i micropagamenti e per lo scambio di dati a breve distanza. Cosa dire di questo telefono che comunque implementa ovviamente il client Facebook, il client Twitter? Ormai non sto a dilungarmi su queste cose che sono diventate un po' lo standard, ma proviamo a entrarci comunque per farvi vedere la velocità e la reattività del device. Sempre molto molto valida. Come avete visto, io non ho installato in questi tre giorni di lungo test nessun task manager. Nonostante questo, il telefono davvero non si è mai lamentato e non ha mai avuto nessun tipo di problema. Qui sotto vediamo anche la quantità di RAM usata e di RAM libera e quali sono le applicazioni che possono essere installate nell'archivio USB, che non è nient'altro che la memoria integrata del telefono. Torniamo nella pagina principale, vi faccio vedere anche quali sono tutte le varie impostazioni che possiamo effettuare. Riaccendiamo il wifi. Anche queste operazioni di accensione e spegnimento wifi sono molto molto veloci e il telefono è comunque sempre fluido. Questo è un dei pro maggiori di questo Nexus S.
Per concludere, un telefono che sinceramente mi è piaciuto moltissimo. Ha piccole mancanze, come vi ho detto nel corso della recensione, ma la fluidità d'uso, la semplicità della ricerca, del passaggio tra un'applicazione all'altra, davvero fanno del telefono uno, come vedete anche la ricerca sia nella rubrica sia in internet, fanno del telefono un telefono davvero usabile tutti i giorni, senza il minimo problema, senza il minimo rallentamento, e questo è davvero un plus. Magari tecnologicamente non sarà due passi avanti rispetto a quello che abbiamo visto finora, ma dal punto di vista del funzionamento, della facilità d'uso, questo Cortex A8 Hummingbird davvero dà una marcia in più a Nexus S. Per telefonia.net, Andrea Galeazzi.